Magics. Buonasera, bentrovati e bentornati nel nostro angolo della magia. Alla fine, poi ve li presento. Alla fine chi si diverte di più in tutto ciò siamo proprio noi prestigiatori e anche gli spettatori. Però chi ne gioisce sempre di sicuro è chi è innamorato della magia come noi. Nella puntata di oggi, voi sapete, chi ci segue saprà che in ogni puntata approfondiamo un ambito particolare, una spiegazione, una dicotomia, un approfondimento. Quindi cerchiamo di far capire ai, sai come mi chiamava uno spettatore che era appassionato di Harry Potter? Mi diceva, tu sei il mago, noi siamo i babbani. Quindi per far capire, lo prendo in prestito questo termine, per far capire anche ai babbani i meandri più nascosti della magia. Mi viene in mente una cosa. Quando un prestigiatore fa una magia, il pubblico, anche se apro una parentesi, se dice ciò, qualcosa abbiamo sbagliato, ma spesso sento dire mi ha imbrogliato perché è veloce. Smitizzo questa cosa. Quasi sempre la velocità di esecuzione non c'entra nulla. Interviene un ambito di cui oggi tratteremo, che si chiama misdirection. Il pubblico questa cosa non la conosce, conosce solamente il realizzato, quindi l'accadimento magico, ma in realtà dietro c'è uno studio profondo e tra le cose da studiare di più c'è proprio la misdirection. Se lo spettatore, infatti, c'è una filosofia e una branca della magia che dice, se lo spettatore ti dice come sei stato veloce, quanto sei stato veloce, mi diceva il mio maestro, non hai capito nulla della magia. Quindi non sei stato bravo. Lo spettatore deve essere portato in un mondo magico, lasciato lì sul burrone e poi si tolgono le mani. Rimane nel vuoto, sente una sensazione particolare, no? Alla bocca dello stomaco, si stupisce, ecco. Quello è il momento in cui abbiamo realizzato l'impossibile, ma questo si può realizzare solo grazie alla misdirection. Per non essere prolisso, leggo quello che mi sono scritto sulla misdirection. Cos'è la misdirection? La misdirection non è altro che depistare il pubblico controllando la loro attenzione in modo che quando si sta per eseguire una mossa, una presa, una cosa da nascondere, un atto illecito, il pubblico è portato, qualcuno pensa a guardare da un'altra parte, noi invece prestigiatori voluti diciamo a pensare completamente in maniera diversa. Faccio un esempio, se io sto mettendo un oggetto e ho bisogno di fare un'azione nascosta con questa scatola, se io metto un oggetto e tolgo la scatola, il pubblico lo percepisce come una cosa giusta, perché questa scatolina mi dà fastidio mentalmente. Quindi abbandona completamente qualsiasi pensiero, qualsiasi difesa, no? Per quell'azione, perché la vede normale. Io devo posare la penna, se c'è una scatolina che mi intralcia, sposto la scatolina. Bene, spesso queste si chiamano azioni in transito. E spesso le azioni in transito sono soggetto a misteriose segreti di manipolazione. Quindi la misdirection serve a coprire tutto ciò. Ma solo con le azioni? No, soprattutto invece con il corpo, con le espressioni. Sai che l'altro giorno ho fatto un numero in cui avevo bisogno di fare una cosa stranissima, che l'avrebbe vista anche un bimbo, l'ho camuffata semplicemente con un ah, bene, in quel momento ho fatto l'azione, se non è accorto nessuno. Quindi uno dei tanti modi, li vedremo pian pianino, è quello del linguaggio. Luciano, che è qui con noi, un esperto del linguaggio e di tante cose che ci dirà, ci potrà illustrare. Poi farà Luciano un effetto magico con Francesca e
ci tengo a precisare questa cosa, Francesca non è assolutamente d'accordo, tutto quello che facciamo qui può essere ripetuto in qualsiasi occasione diversa da questo momento televisivo. Luciano, misdirection, linguaggio, ti ho dato un assist. Quindi mi hai detto il linguaggio, parliamo di questo aspetto. Il linguaggio è una guida potente per noi, sì, esseri umani. Sicuramente il linguaggio, si parla molte volte di magia del linguaggio. Il linguaggio influenza la nostra mente e quello che accade nella nostra mente accade nel nostro corpo e in maniera vicendevole quello che accade nel corpo accade nella mente. Quindi noi siamo, sì, fortemente influenzati dal linguaggio. Nella magia, nel mentalismo, si adoperano diversi usi del linguaggio. C'è un linguaggio di precisione, ma soprattutto c'è un linguaggio abilmente vago. Bella questa cosa, linguaggio abilmente vago. Esattamente. Che bene, serve a riempire gli spazi vuoti che crea la nostra mente per far sì che a livello conscio la nostra parte razionale non vada alla ricerca di specificità. Se io fossi un ragazzo che fa magia, queste cose che hai detto le risentirei un miliardo di volte perché sono i pilastri della magia vera, esatto, non quella del movimentuccio, del trucchetto. Esatto. Vai avanti, esatto, che mi interessa anche da prestigiatore. Certo. Quindi in effetti, parlando di linguaggio abilmente vago, faccio un esempio pratico, così poi è molto più fruibile. Bravo. Se io dicessi la mia camicia blu, sì, dicendo la mia camicia blu, io ho descritto un colore in modo univoco e se avessi 50 persone davanti, vero, alcune potrebbero essere d'accordo con il fatto che la mia camicia è blu, qualcuno potrebbe dire ma no, ha le righe bianche, qualcuno potrebbe dire, sì, ma è blu scuro, qualcuno, sì, potrebbe dire celeste. Quindi, vero, in effetti io potrei prendere un 10, un 20% di persone, ma un altro 80% di persone chiaramente andrebbero per la propria strada, ma soprattutto la parte conscia, cioè la nostra parte cognitiva, inizia a fare un certo tipo di discorso del tipo blu, ma non è blu, è celeste, è azzurro e così via. È vero. Se invece io uso un linguaggio abilmente vago, dicendo la mia camicia di un colore che tu conosci, oppure la mia camicia di un colore a te familiare, oppure la mia camicia di colore scuro. Questo, diciamolo, sono atteggiamenti. Noi come sempre, quando si incontrano due professionisti, lui è un prestigiatore o un mentalista, ma anche un esperto di quello che avete capito. Io sono più prestigiatore, un docente, però quando si incontrano questi mondi è meraviglioso perché continuano a fondersi le esperienze reciproche e ci si avvantaggia rispettivamente delle proprie capacità e conoscenze. E quindi spero che il pubblico possa percepire questa cosa, perché soprattutto i ragazzi poi, certo, che fanno magia possono capire che questa cosa è meravigliosa. Ascolta, cosa ci farai oggi così per prendere la Faremo palla al balzo? Un esercizio con Francesca e quindi siccome dobbiamo catalogarlo, è un esercizio di mentalismo, ma predizione? Sì, io farò una previsione, leggerò nella mente di Francesca, gli farò immaginare un numero e andrò a fare una mia predizione facendo delle domande di indagine a Francesca per farmi un'idea di quello che potrebbe accadere. Bene, quindi mentalismo, ambito di previsione. Previsione. Quindi si vede prima quello che accade dopo. Accadrà. Esatto. E mi chiedono sempre, ma perché non giochi la schedina? Perché la vita non è solo magia e illusionismo, è reale ed è un'altra cosa. E poi questo non si può fare a scopo di lucro. Mai, diciamo così, non si fa. Ok. Allora Francesco, ho bisogno di avere alcune informazioni. La prima cosa, il tuo colore preferito? Il rosso. Il rosso. E sai che le carte da gioco sono di due colori, rosso e nero. Voglio che metti prima uno e poi l'altro, dimmi quale, a caso, io ho detto rosso o nero, ma potrebbe essere nero o rosso, non ti voglio influenzare. Decidi tu, mi dai la scala per cui metti prima uno e poi l'altro? Nero e rosso. Nero, prima il nero e rosso. Quindi il tuo colore preferito è il rosso, nero e rosso. Ok, mi può bastare come informazione. Io ho qui un mazzo di carte che è il mazzo di carte più piccolo del mondo. Perché? Il mentalismo sì, però questa è una carta. È il mazzo di carte più piccolo del mondo perché ha 52 carte. Bella questa. 52 carte. Ok, sì, è il mazzo di carte più piccolo del mondo. Ha condensato tutto il mazzo di carte in un cartoncino.
Bene, è giusto, hai ragione. Questo non è mentalismo, questo si chiama in un altro modo. Paragnosta questo. Okay, quindi ho il mazzo di carte più piccolo del mondo. Andrò a fare la mia previsione di che cosa accadrà. Quindi prendo un foglietto, guarda che sia perfettamente bianco. Silva diceva intonso. E farò la mia previsione. Non ti posso aiutare. Ho fatto la mia previsione. Ora lo consegno a te, lo puoi tenere in mano, così tienilo stretto, ok? E lo tieni in mano. Ok? Allora, l'esecuzione dell'esercizio. Ora ti chiedo, Francesca, di pensare ad un numero da 10 a 50. Ok. Fatto. Pensato? Sì. Ora ti chiedo, il numero da 10 a 50 è fatto di due cifre. Di sommare le due cifre del numero da 10 a 50. Adesso ti chiedo di questo numero che è uscito dalla somma delle due cifre, di sottrarlo dal numero originario che avevi pensato da 10 a 50, quindi dal numero che avevi pensato da 10 a 50, di sottrarre questo numero che è uscito. Ok. È uscito un numero che è nella mente. Abbiamo 52 carte. Quindi vai a identificare con il numero che è uscito quale carta sono numerate, vedi? Corrisponde. C'è un tutte numero le fianco. Carte sono numerate. Sono numerate. Ok. A quindi che carta corrisponde, hai una carta. Puoi dirlo agli Al spettatori? 4 di fiori. 4 di fiori su 52 carte. Su un numero che hai pensato, hai scelto il 4 di fiori. Quindi io dovrei aver intuito originariamente che la previsione è il 4 di fiori. Su 52 carte, sul numero che tu hai pensato. Sì. Beh, vediamo che cosa accade. Corretto. Ta-da-da, che mi piace. 4 di fiori. Come adoro questo uomo. Meraviglioso. 4 di fiori, numero pensato. Sembra magia. Spettacolare. Che ne pensi tu, Francesca? Concordo. Allora, Francesca non ha mai assistito ad una magia fatta da vicino e in questo caso non è fatta da vicino, ma è fatta dentro la sua mente. Sì. Quindi molto più vicino. È assolutamente simbiotica con la persona di Francesca. E io vi lascio così, ma perché non ci penso anch'io? Allora, dovete sapere una cosa, che non è che i prestigiatori possono sapere tutto gli esperimenti che esistono al mondo, tant'è vero che quando ci si incontra nei simposium io regalo a te, tu regala a me una conoscenza. Io questa sera vado a letto e penserò la soluzione del 4 di fiori, pure tu. Sì. Quindi andremo a letto separatamente, perché giustamente, però andremo a letto e penseremo il 4 di fiori che lui ha indovinato. Fantastico. Alla prossima puntata, buon sonno, buon riposo, insomma, alla prossima. Ciao. Ciao.